Io ho impostato tutta la vita della comunità sull'attenzione al territorio. Da premettere che sono 30 anni che faccio il parroco qui, quindi conosco abbastanza bene la realtà di Carbonara. E di fronte alle ultime emergenze, alle ultime necessità proprie della situazione che stiamo vivendo, ci siamo orientati come comunità a dare tutta la nostra collaborazione per venire incontro alle persone che in questo momento hanno bisogno, soprattutto chi ha bisogno proprio di mangiare, perché c'è gente che non riesce a mangiare, gente che non riesce per esempio ad avere anche un'assistenza medica, dal momento che abbiamo qui anche un centro pediatrico gratuito, ragazzi per esempio che in difficoltà a scuola, quindi aiutiamo come un aiuto pomeridiano, aiuto allo studio pomeridiano per essere un po' più adeguati anche a sopportare la scuola che magari li lascia un po' così, dopo la scuola nessun tipo di accompagnamento. Che tipo di risposta c'è dal territorio e dalle istituzioni? Diciamo che con le istituzioni abbiamo un rapporto di collaborazione, in modo particolare col municipio di Carbonara, soprattutto per l'assistenza ai meno abbienti abbiamo una collaborazione. C'è bisogno, secondo me, che i volontari siano più numerosi, ci sia più gente che si immedesimi e si comprometta in questo tipo di esperienza. E anche da parte delle istituzioni potrebbe esserci, secondo me, un'attenzione maggiore per poterci sollevare o magari aiutare in qualcosa che facciamo ma che potremmo fare meglio. Le richieste che vengono fatte più spesso dalla comunità, parliamo di richieste prettamente materiali per arrivare a fine mese o c'è ancora una richiesta di Dio da parte della gente? Le due cose vanno insieme, secondo me, le due cose vanno insieme. È chiaro che chi viene qui per prendere un pacco oppure un'assistenza medica oppure mangiare a mensa e non può dimenticare anche che la propria vita, la nostra vita ha bisogno del significato della vita stessa, che è la presenza di Dio. Chi sono gli ultimi qui a Carbonara? Gli ultimi sono, incomincio così, non in maniera ordinata, ma molti sono per esempio i separati, gli ultimi sono i poveri in genere, i poveri che non riescono ad arrivare a fine mese, gli ultimi sono i bambini che spesso e volentieri al di là della scuola non hanno un accompagnamento pomeridiano. Aggiungo una cosa, che da quest'anno fortunatamente possiamo usufruire della palestra della scuola Calamandrei per aiutare i bambini nel pomeriggio a fare attività sportiva. Gli ultimi sono gli anziani, molti soli e anche ammalati, che vengono un po' lasciati da soli. Gli ultimi sono anche tante persone che vivono una forma di incertezza, una forma di delusione, una forma, come dire, di poco interesse ad abbracciare la vita fino in fondo.